Ciao a tutti da JJR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Abbiamo aperto anche il sito proaudiolearning.com da cui poter acquistare i nostri corsi professionali, oltre ad un account Patreon in cui troverete anche altri video tutorials. Tutti i link sono in descrizione. Non dimenticate di cliccare sul tasto subscribe e nella campanella in basso a destra per iscrivervi al canale e lasciare un commento sotto. Come abbiamo visto, i plugin sono stati completamente ridisegnati e riscritti con l'aggiunta di diverse features. Vediamole ora nel dettaglio. Tutti i plugin dinamici, come ad esempio Compressor, Fight Channel, XT, Tricomp, sono stati tutti quanti modificati con il pulsante sidechain esterno. Questo è un sistema utilissimo, come abbiamo visto in altri tutorial, per influenzare i compressori direttamente da una sorgente esterna, quindi un feed. Altri come l'analog delay, il rotor e il tricomp sono stati tutti completamente rimodellati dagli algoritmi della state space e, oltre al fatto di poterli visualizzare in maniera dark, come vediamo qui, andando nelle preferenze sotto l'opzione appearance possiamo scegliere di guardare i plugin in maniera colored, light, e quindi cambiarne l'aspetto in maniera molto semplice e rapida qualora non fossimo appunto appagati dalla colorazione standard di Presonus. Quindi possiamo scegliere tra colorati, dark e light. Lo stesso sistema vale per la visualizzazione dello score editor. Andiamo velocemente ad analizzare tutti i nostri plugin. Partiamo dall'analog delay, tutto completamente ridisegnato. Come notiamo qui in alto, la banda del plugin assume il colore che possiede la traccia, quindi è molto utile anche per identificare da quale traccia stiamo lavorando su quale plugin. Come dicevo, l'analog delay è tutto completamente ridisegnato e possiede adesso una nuovissima funzione di width control ed un drive stage molto molto convincente con cui possiamo cambiare appunto le armoniche date dal drive. Anche beat delay ha subito delle piccole variazioni e troviamo anche in questo caso il controllo di width che prima non era presente. Autofilter ha ora un altro controller relativo sempre al gain, quindi regala un gain stage più analogico, più aggressivo. Chorus, a differenza di prima, è stato ridisegnato graficamente per assomigliare un po' a quello della Roland. È stata aggiunta una nuovissima funzione di stereo width, molto interessante, ed è stato migliorato l'algoritmo. Compressor possiede diverse nuove features. Possiede ora un filtro per l'utilizzo del sidechain esterno. In questo caso possiamo filtrare il suono direttamente e scegliere quale sezione far comprimere al sidechain esterno, quale parte di frequenza prendere in esame per il sidechain esterno. Un sistema veramente molto utile. Anche Gate ha aggiunto il sidechain input esterno con il relativo controllo di filtro ed un nuovissimo controllo della threshold, molto più sensibile rispetto a prima. Ovviamente rimane invariata la funzione di triggering e l'inviluppo. Limiter 2 ha tantissime novità. Oltre alle classiche funzioni di visualizzazione picco e K12, possiede ora un sidechain input esterno che prima non esisteva, una nuovissima curva di intervento ed un nuovo sistema di controllo di attacco. In questo caso possiamo scegliere tra fast, normal e slow, oltre alla possibilità di scegliere due nuovi sistemi A e B di limiting. Multiband Dynamics, rispetto a prima, possiede ora il controllo di sidechain esterno. Il resto rimane pressoché invariato, se non un rinnovato aspetto grafico. Pedalboard introduce una nuovissima funzione di autopan che prima non era presente, quindi lo troviamo qui nel pulsantino pan. Phaser viene chiamato ora Phaser 2, quindi è stato aggiornato l'algoritmo ed è stata aggiunta una nuova funzione di soft modulazione mode, eccola qui, oltre a un controllo di stereo spread che prima non esisteva. Tantissime innovazioni invece per quanto riguarda il Pro EQ 2. È stato aggiornato pesantemente, possiede ora un filtro a fase lineare per le frequenze basse 20, 50 e 80 Hz con 12 e 24 dB di ottava. Abbiamo ora un meter display per l'input e l'output, un nuovo analizzatore a dodicesimi di ottava per controllare meglio ogni singola porzione delle frequenze ed una rappresentazione della tastiera in basso, molto utile come vediamo anche nei plugin di terze parti. Abbiamo ora la possibilità di utilizzare il sidechain input, il pulsante per misurare velocemente l'esatto range dinamico, come vediamo molto utile, e la funzione di peak hold per il sidechain input, come vediamo il picco poi rimane stabile. Rotor, oltre al nuovo aspetto grafico, ha anche un nuovo algoritmo di drive stage analogico, molto utile, lo vedremo poi
applicato nelle fasi di arrangiamento. Eccolo qui. Tricomp ora possiede un nuovo Drive Stage molto molto utile, perché comunque ci permette di lavorare meglio sulla generazione delle sue armoniche, ed un nuovo aspetto grafico. Anche questo diventerà un tool molto utile nelle fasi di scrittura e composizione. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio, nei corsi online sul sito proaudiolearning.com o jgrstudios.com, dove gli argomenti vengono trattati in maniera semplice ed accurata. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirci su Facebook, YouTube e MusicOff. Se volete contribuire alla realizzazione di questi video gratuiti, iscrivetevi anche al canale Patreon, dove ne troverete altri esclusivi ogni mese. Per il momento è tutto, ciao, a presto!